Buonasera! E allora, con la splendida voce di Chiara Corallo, naturalmente abbiamo dato inizio a questa bellissima serata. Chiara, complimenti! Grazie. Hai una voce meravigliosa e questa sera ci hai regalato le prime emozioni di questo... Grazie. Grazie, grazie a te e facciamo ancora un applauso alla nostra Chiara, Chiara Corallo. Allora, buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici di Teleonda che ci stanno seguendo in diretta praticamente in tutta la Puglia e in streaming in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Questo è l'applauso che vi giunge dal pubblico dell'Hotel Nicolardi di Scorrano. Buonasera a tutti, un abbraccio e un saluto dal vostro Ivan Bonetti. Naturalmente non sarò da solo a presentare questa serata perché ho il piacere di avere al mio fianco colei che mi accompagna in questa splendida avventura. Ho il piacere di presentarvi, signore e signori, la nostra fantastica Luna Fiore! Buonasera, buonasera, buonasera bella gente! Eccola qua! Sure Bonetti! Luminosa più che mai, questa luna, quest'oggi! Quanta bella gente! Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi, per aver risposto al nostro invito, grazie a Teleonda che ci hai fatto, ci hai già ringraziato, grazie a tutti gli amici presenti, sono emozionata. L'emozione c'è sempre, anche perché questa sera terremo a battesimo un nuovo strumento culturale per il Salento, si chiama Sviluppo e Territorio proprio come l'associazione che lo ha ideato e questa sera proprio qui nel Salone delle Feste dell'Hotel Nicolardi abbiamo il piacere di lanciare questo progetto editoriale fatto di cultura, spettacolo, moda, arte, tradizioni popolari e tanto altro. Esattamente, il nostro bimestrale che terremo a battesimo qui questa sera, tanti sono gli ospiti, sono già lì sul divano ad attenderci, ci sarà una breve presentazione dei nostri studiosi che hanno contribuito affinché questo bimestrale potesse avere anche un corposo intervento, ma non spifferiamo tutto perché tante sono le sorprese che ci aspettano. Proprio così di Luna, perché questa serata è fatta di cultura, di arte, ma anche e soprattutto di spettacolo con tanti ospiti che avremo il piacere di ascoltare e ammirare questa sera. Ma io direi di spostarci in quest'altra zona della nostra sala. È proprio qui che incontriamo i nostri ospiti che abbiamo il piacere di avere con noi, cominciando dal nostro patron, eccolo qua, ideatore naturalmente dell'evento e fondatore del periodico Sviluppo e Territorio, Mino Cartelli. Eccolo qua. E poi abbiamo il piacere di avere con noi anche Filippo Giacomo Cerfeda, dell'archivio storico della diocesi di Otranto. Buonasera. Grazie, benvenuto. Abbiamo anche Sergio Frangillo della società Storia Patria. Buonasera. Buonasera, Sergio. E ancora tra i nostri ospiti anche Marcella Mitaritonna, la qui presente, apprezzata regista. Bellissima la nostra Marcella, benvenuta nel nostro Salento, cara Marcella. Lei vive a Roma, anche se le sue origini sono pugliesi, proprio come questa meravigliosa terra che ci ospita questa sera. Abbiamo il piacere di avere con noi anche Giovanna Lauretta, una produttrice della linea Scarlatti, e poi anche tale scout e tanto altro ancora, organizzatrice di eventi. Lei è un pilastro importante proprio per la nostra associazione Sviluppo e Territorio. Donna Lauretta la chiamo amorevolmente e quella donna Lauretta ha il suo perché. Grazie. Assolutamente sì. E poi abbiamo il piacere di avere con noi anche due attrici di successo. Loro sono Antonella Bruni. Buonasera Antonella. Benvenuta Antonella. E abbiamo con noi anche l'attrice Corinna Coroneo. Buonasera.
buonasera. Buonasera, benvenuta a Torino. Due volti del grande schermo, due volti del cinema, lanciatissimi verso il successo. E allora io direi di dare subito la parola al nostro patron, Mino Cartelli, per dare il benvenuto a tutti i nostri ospiti. Buonasera. Oddio, io sono arrivato stanchissimo ormai, ma felice perché puntualmente riusciamo a realizzare dei piccoli eventi, perché poi fondamentalmente sono dei piccoli eventi, ma che hanno un qualcosa di straordinario, e la straordinarietà sta proprio nel fatto di unire Filippo Cerfeda a Corinna Coroneo, Sergio Frangillo ad Antonella Bruni, cioè significa unire la cultura, le due centine, le tre centine, le cinque centine, perché loro sono topi di biblioteca insieme con me, insomma passiamo un sacco di tempo in biblioteca, a quella che poi è la bellezza, l'arte cinematografica. Noi siamo riusciti, Sviluppo e Territorio è riuscito ad unificare, ad unire in un unico concetto la cultura, la storia, la tradizione, la bellezza, il cinema, se volete, e le ragazze, il nostro fiore all'occhiello, le ragazze, la bellezza delle nostre ragazze, la bellezza che porterà in scena gli abiti dei nostri sarti, dei nostri stilisti, che porteranno in scena coloro che cuciono ancora a mano. Noi abbiamo Gino, Daniela, Luigina, che sono, fanno dei capi che sono delle piccole opere d'arte, esattamente come un film di Antonella o di Corinna, delle piccole opere d'arte, come lo scritto di Sergio o di Filippo, piccole opere d'arte. E come se non bastasse, siccome il nostro patron non si risparmia, in concomitanza con la presentazione del calendario Reggimento dei Due Mari 2016, abbiamo anche avuto il piacere e l'onore di avere l'annullo speciale filatelico delle Poste Italiane, è un timbro, molti di voi non me ne vogliono, non conosceranno il significato, e fino a qualche mese fa anch'io me ne ero ignara, ma il patron mi ha delucidato il merito. Oggi la gente dei domani ha un suo timbro, un suo annullo speciale, e questo timbro oggi risiede niente poco di meno che nel Museo delle Poste Italiane a Roma. E questo è un grande prestigio, sicuramente. Grazie, patron, sono stata brava, ho sbagliato qualcosa. È andata bene, è andata bene. Sono andata preparatissima. Ho studiato. E allora, dalla prima creatura che è nata dall'Associazione Sviluppo e Territorio, il calendario, adesso è nata anche questa rivista, questo bimestrale. È un progetto editoriale la cui mission è quella di conservare e tramandare i saperi, i valori, le tradizioni e il patrimonio culturale della nostra terra, raccontandola attraverso la bellezza e il fascino delle ragazze. E allora abbiamo qui due illustri relatori che hanno già dato il proprio contributo per il primo numero di questa rivista, e quindi io ho il piacere di presentare Sergio Frangillo della società Storia Patria. Buonasera. Buonasera. Ma come è nata questa collaborazione? Intanto ci unisce un rapporto di amicizia con Mino, ho accettato tranquillamente, anche perché Mino, questo non è un tentativo che porta le nostre peculiarità all'interno non soltanto del Salento ma anche di tutto il territorio nazionale. Questo è un tentativo egregiamente riuscito di fare chiarezza sulle nostre peculiarità. È bello per esempio vedere all'interno, come dicevi tu prima, una commistione tra moda, tra arte, tra cultura, tra storia. È bello, come nel mio caso, nell'articolo che io ho fornito, andare a prendere delle particolarità che riguardano i piccoli centri, che sono poi quelle peculiarità che possono contribuire alla destagionalizzazione del turismo, un obiettivo tanto perseguito e mai realizzato. Nel primo numero
Sergio Frangillo ha curato proprio un pezzo sui sacri misteri nella settimana santa di Cerfignano, nel comune di Santa Cesarea. Mentre qui a fianco abbiamo il piacere di avere con noi anche Filippo Giacomo Cirfeda, dell'archivio storico della diocesi di Otranto, che invece ha realizzato un servizio su Santa Maria Maddalena di Castigliano d'Otranto, vero? Sì, buonasera a tutti. Ringrazio di Verofone, l'associazione Sviluppo e Territorio, che mi ha offerto questa opportunità di essere insieme con voi questa sera, nella persona del patrono, l'amico carissimo Mino Cartelli. La sua associazione che si propone di offrire ai vasti, mi auguro, tanti lettori, una più attenta del nostro territorio. E leggo che tra le tante attività dell'associazione vi è proprio la produzione di questo periodico, che si propone di conservare, tramandare e raccontare la cultura e la tradizione popolare. Beh, io vorrei fare proprio questi verbi, quello della conservazione, intramandare e raccontare, trasferendoli però in un altro contesto, e con l'altro ambiente, quello archivistico, dove da oltre 20 anni è posto la mia piena totale disponibilità e collaborazione come responsabile dell'archivio storico. In fondo un luogo, l'archivio, che conserva la memoria storica, la memoria del passato. E l'operatore dell'archivio, lo studioso, l'appassionato, il ricercatore, non fa che tramandare, poi raccontare. Ebbene, grazie a questa associazione io ho voluto raccontare, dato anche la sintonia, questo contesto che stiamo vivendo, preparazione alla Pasqua, l'arrivo della festività di Pasqua, ho voluto raccontare ciò che le carte forse per molti secoli hanno messo in silenzio. Ecco, forse sono state poco studiate, poco investigate, i luoghi magdalenici. E questo anche per fare un omaggio a Mino Cartelli, che viene da una comunità dove è forte, fortissima la presenza di Santa Maria Maddalena. Ecco. E al dottore vorrei lasciare al lettore così il piacere di scoprire questo pezzo che lei ha realizzato proprio all'interno del primo numero, giusto? Quindi io darei proprio al lettore la possibilità di scoprire qualcosa di più su Santa Maria Maddalena in quel di Castigliano d'Otranto. Castiglione d'Otranto, con i 99 comuni che abbiamo e tutte le frazioni, beh, è sempre un problema, insomma, ricordarli tutti. Oggi batte, caro Ivan, una rivista diversa, e mi glorio di averla fondata, una rivista diversa. Noi siamo diversi, parliamo di cultura, non ci interessa il pettegolezzo, ed ecco perché è importante ritornare su questo fatto. Non lo troverete nelle edicole, non lo troverete gettato sui banconi di un bar. Sviluppo e Territorio, il bimestrale, verrà distribuito accuratamente attraverso un abbonamento postale che abbiamo già attivato, quindi vi arriverà a casa per chiunque lo voglia. E sono dei pezzi di storia, non perché l'abbiamo fatto noi, insomma, Luna, ma realmente c'è pezzi di storia che devono essere conservati. Oltre a Filippo, consentitelo, e Sergio, hanno scritto altri amici, c'è la fase che riguarda la fotografia scritta da Marco Serri, che è anche il nostro fotografo ufficiale, che noi salutiamo. C'è per esempio la cultura monastica che ci viene raccontata da una suora, mia carissima amica, una monaca di clausura del convento di Pietrarubbia, guarda caso, caro Filippo,
dedicato a Santa Maria Maddalena, lei e Suor Teodora Giacobbe, e a tale proposito un'associazione che non fa volontariato, un'associazione che non fa beneficenza, non è associazione. E a questo punto io vi dico che quando si accenderanno le luci vedrete sul tavolo che c'è in fondo a sinistra una cassettina rossa con il simbolo delle monache dell'adorazione eucaristica. Insieme a Luna e a tutta l'associazione Sviluppo e Territorio abbiamo deciso che da questa sera noi avviamo una raccolta di fondi per le monache dell'adorazione eucaristica. È un modo come un altro per essere vicini a persone che hanno consacrato la loro intera vita a, magari a sorreggere ognuno di noi attraverso la preghiera, e loro sono unite a noi attraverso i loro scritti. Suor Teodora ci parla della cera, e poi c'è la Focara di Novoli, poi c'è un brano di Antonio Chirianti, il quale ringrazio, è uno dell'associazione, insomma Antonio, e la sigla iniziale che avete sentito, proprio l'apertura, lo start, e il regalo che Antonio ha voluto fare all'Associazione Sviluppo e Territorio e soprattutto al nostro concorso, al Reginetto dei Mari. Le parole e la musica le ha scritte lui, quindi gli dedichiamo un applauso. Chiudo per dare la parola ai presentatori, dicendo che anche la grafica del bimestrale e di Antonio Chirianti, che ho crepato per 20 giorni, e lo stampiamo presso la tipografia di Stefano Castrignano a Calimera. E naturalmente si parla anche della sartoria, giusto? Certamente, ci sono delle pagine, visto che si parla di arte, per me più che arte è artigianato vero, quello che ancora, ahimè, purtroppo sono lì pochi a mantenere viva questa arte meravigliosa, questo mestiere meraviglioso, qual è la sartoria. Ci sono delle pagine dedicate soprattutto posso dire che mi pregio di questo, Mino, il padron Mino mi ha affidato anche questo arduo compito e mi sono permessa di dare spazio proprio a questo settore che io tanto amo, la sartoria e la moda. E a proposito, Luna, se sei d'accordo, adesso io lancerei il primo quadro moda, proprio dedicato al nostro grande artista della moda, Gino Longo. Accogliamolo con un forte applauso! E allora guardiamo la collezione che ha preparato per noi. Signori, l'immagine di Gino Longo. She ain't got no money. Pretty girl, how you
la moda, l'eleganza, il fascino, la femminilità nell'arte di Gino Longo. Io direi di chiamarlo in scena, il nostro protagonista. Allora, andiamo naturalmente in questa carrellata finale, andiamo ad accogliere con il vostro caloroso applauso il maestro Gino Longo. Eccolo qua, il nostro grande maestro qui al centro, magari se facciamo un passo avanti, anche in favore delle telecamere. Allora Gino, questa sera ci hai deliziato con alcune creazioni della tua collezione 2016, realizzata proprio per Reginetta dei Due Mari. Certo, questo sì. Quello là, è il padrone, questa qui è la sua amica da sempre. Però non diciamo da quanti anni, Gino. In fondo siamo ragazzi. Ci amiamo da sempre e stasera lo diciamo ai pochi intimi. Lo amo. In tre parole, come definisci la tua donna? Bene, elegante, dolcissima. Qua ne abbiamo. Grazie, Gino, grazie infinite, soprattutto grazie. Perché stasera Gino è stato un ospite veramente non di eccezione. E non dimentichiamo questi due marchi importantissimi. E noi a proposito di questo direi... Andiamo verso... Grazie ragazze, facciamo un applauso a questi angeli meravigliosi. Sono fra l'altro orgogliosissima di dire che sono state le nostre prime reginette 2015. Ci agganciamo proprio... Per rimanere in tema moda, qui avete visto... Li vedete qui alle nostre spalle, i due marchi... Blue Nuit e Scarlatti. Molti di voi si chiederanno, sì, fin qua chi ci vede bene siamo riusciti a leggere, ma cosa significano? Io direi che per questi due marchi darei la parola alla fondatrice di questo nuovo... Non vorrei sbagliare, donna Lauretta, forse va prima a raccontarci lei di cosa si tratta. Buonasera a tutti, tutti i telespettatori di Teleonte e a tutti gli ospiti qui presenti. Io sono il direttore artistico della linea della Grif Scarlatti e sono veramente onorata che il Salento mi ha adottata. Grazie a Gino Cartelli che questa sera battezziamo questa linea Blue Nuit Scarlatti. Scarlatti è un pittore di fama internazionale, ha esposto in tutto il mondo e ha creato una linea di accessori di alta moda. Io sono la curatrice, la titolare del marchio e stiamo producendo e presto presenteremo questa bella linea. Adesso voglio dare però la parola al nostro Mino Cartelli perché vi spiegherà di più. Giovanna, io non posso dire più di Giovanna, tanto. Tu fuori scena parli sempre, in scena hai paura. Allora noi ci siamo fidanzati io e te, perché io ho fatto lui e tu hai fatto Scarlatti, però devi dire qual è la particolarità degli accessori d'alta moda, che per Scarlatti si seguirà la linea d'alta moda femminile e esatto. La particolarità sarà che sono dei componenti in seta pura che sono tratti dalle opere d'arte di Scarlatti. Bene. Invece noi con Blue Nuit produciamo la linea uomo che sarà solo in lino. Che cosa ci accomuna? Il creatore dei modelli, chi ce li taglia, chi ce li cuce e non poteva che essere Gino Longo. Grazie Gino Longo, bravo, grande. Lo presenteremo, lo possiamo dire, presenteremo i modelli ufficialmente di questi due marchi il 22 marzo, presso il salone di Villa Doria Panfili a Roma. E dove ci sarà certamente Gino Longo, non con questa collezione, ma con la collezione Mi Lu, che è quella in bianco e nero. Okay? Io ringrazio a tutti e passo la parola al grande presentatore Luna Eymar. Grazie a Giovanna Lauretta. Abbiamo parlato di cultura,
con i nostri grandi e prestigiosi ospiti. Abbiamo parlato in questo caso di moda, ma parliamo anche di cinema, vero? Eh sì, perché le sorprese non sono finite, anche se Natale è passato, si avvicina Pasqua, per cui le sorprese proprio sotto Pasqua, appresso appresso, come si suol dire. Qui abbiamo quattro splendide donne, la donna Lauretta ha già detto la sua. Noi abbiamo presentato proprio nell'intro della serata la nostra carissima, ormai posso dire amica, grande regista Marcella Mica Ritonna, è uno show di lingua, grande Marcella, presentati, fatti conoscere dal nostro pubblico qui a Scorrano. Io da brava regista non amo molto parlare, io amo mostrare, però diciamo io mi sento quasi un'infiltrata in questa serata di moda, perché la mia arte è un'arte, la mia arte è il cinema. Però che cosa ti faccio in questo evento? Diciamo, ho incontrato Nino poco tempo fa e mi ha parlato di un progetto molto interessante, e poi pian piano l'ho conosciuto più approfonditamente il progetto. Mi ha parlato anche, lui è anche un grande studioso, cioè, oltre anche il patrono di questo evento, della Cineteca dei Due Mari, della Maria Maddalena. Maria Maddalena è stato un personaggio amato e anche un personaggio che non tutti conoscono in maniera approfondita. Lui, anche io, ammetto di non averla mai conosciuta, perché noi abbiamo sempre questa idea della Maria Maddalena che è diversa da quella che realmente è. E Milo gentilmente mi ha spiegato questa storia molto interessante della vita di questa santa, controversa e amata. E quindi, parlando, abbiamo avuto questa idea di portare avanti un progetto, è una docufiction sul culto della Maddalena in Italia. È la prima volta che si porta in scena questo tipo di argomento, e guarda, mi ha appassionato tantissimo, e ringrazio Mino per avermi anche dato la possibilità di avvicinarmi alla vita di questa santa, e spero di potervi un giorno, anche molto presto, poi giudicherete voi il nostro lavoro e il mio lavoro, il lavoro di Nino e tutto il nostro staff. Quindi credo di essere stata, e grazie per avermi ospitato, grazie per la serata, la prossima serata. Praticamente Marcella voleva dire, e traduco in termini che tutti possiamo comprendere, sì, che a breve cominceremo le riprese il cui titolo è, perché io voglio fare un omaggio a te, tu hai vinto a Venezia con un cortometraggio dal titolo Oltre le nubi, e quindi al mio prodotto io voglio dare titolo Oltre l'orizzonte. Grazie, sono onorata, grazie a tutti. Bene, 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 allora abbiamo lanciato anche ufficialmente questo nuovo film che partirà a breve, location nel Salento, e quindi anche attori e attrici di questa terra. Io approfitto perché veramente, essendo in diretta su Teleonda, sicuramente di sabato sera non saranno proprio miliardi i ragazzi giovani che ci staranno seguendo, ma a prescindere, chissà, è la domenica, la domenica si suole uscire, però ragazzi, se vi state guardando, se ci state guardando e ascoltando, è il vostro momento. A breve comunicheremo ufficialmente l'apertura per i casting, si girerà completamente nel nostro territorio salentino, per cui seguiteci sulla pagina Facebook, chi lo sa, forse sarà il momento giusto per te. Allora, adesso facciamo un piccolo break musicale, abbiamo un ospite e poi avremo modo di parlare con le nostre attrici che abbiamo qui il piacere di avere in questo sorta di talk show. E allora io direi di presentare il prossimo ospite. Prima abbiamo ascoltato la bellissima voce di Chiara Corallo direttamente da Io Canto su Canale 5, che ci ha cantato una canzone, ha interpretato una canzone bellissima di Giorgia, come saprei. E adesso invece è il momento di un altro grande artista, poi magari diremo qualcosa di lui. Intanto ascoltate la sua potente voce.
si chiama Ettore Romano. Buonasera. Fiori rosa, fiori di Pasqua, c'eri tu, fiori nuovi stasera, non ho di più, stessa strada, stessa porta, scusa, se sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te, fammi